finale, quindi una fase molto interessante, un duello ai vertici tra i due migliori in senso lungo. Abbiamo visto una frenata in sbandata, Rose sta veramente attaccando al limite, l'abbiamo visto in frenata arrivare il composto e solo la sua grossa abilità ha potuto, con sulla grossa abilità ha potuto controllare la vettura. Comunque mi sembra molto impegnato Rose, che è vicinissimo, stanno entrando sul rettilineo del Mistral, Rose gli è attaccato, quindi c'è l'espressione massima della potenza e della velocità. Vedremo alla fine del video, peccato che si tolgano queste immagini. Sei nei box! Si Senna che era in terza posizione. Comunque ritorniamo sul 2 di testa, vediamo che la biglia onda è velocissima, quindi Rosberg non riesce nemmeno a tenere la scia e quindi perde addirittura qualche metro. Sicuramente Frank Williams avrà scelto un assetto aerodinamico particolare. Ecco, vediamo meglio una fase d'attacco in frenata, riesce a superare, però Rosberg non demorde, attacca ancora, niente da fare, Piquet al comando, una grossa novità in questo campionato, una nuova vettura che si mette i vertici, un campionato veramente interessante. Ecco, rivediamo il rallentatore dopo all'uscita di Sting, Piquet lo attacca in frenata nella doppia curva lunghissima destra, un sorpasso incredibile, perché questa è una curva veramente difficile, una curva dove i sorpassi addirittura sono difficilissimi.